Thank you. Allora, adesso che arriva Palle, andiamo a vedere una bugalalla che addirittura, a mio vedere, strumentalizza i femminicidi, che sono un dato catastrofico in Italia, ragazzi, insomma, su questo non ci piove, mettendosi in mezzo dicendo: ah, io che sono come molte donne che denunciano di essere perseguitate, lei dalla magistratura, detto, vabbè, comunque si mette in mezzo e si mette in bocca parole che secondo me non dovrebbe permettersi di mettersi in bocca, considerata la situazione. Io fossi lei sarei in un silenzio rigoroso. Questo video ricorda le vittime in Italia dal 1 gennaio 2018 ad oggi. E il primo dato che dobbiamo ricordare è questo: 348. Però imparatelo. Ovvero le vittime di femminicidio dal 2018 ad oggi. Il secondo dato. Effettivamente lo seguo. Ma sì, ma scusami. Il dato è il seguente: 668. Ovvero il numero degli omicidi contro una donna dal primo gennaio. Sì, però non mi ricordo il brano qual è. La riconosco. Gennaio 2018 ad oggi, giorno in cui viene registrato questo video. Prima però voglio spiegare a tutti voi che mi seguite da tempo e chi per la prima volta arriva su questo mio canale YouTube, che normalmente è molto più anticonformista e ama raccontare il true crime con un sorriso, il perché di questo video. Ho deciso. Lei ama perché parlare delle vittime di femminicidio è conformista. Esatto. Ho capito. Sì. Con la mia redazione. Però questo non lo fa col sorriso, vedi? Questo è molto serio. Invece, quando parla degli altri, ride, beve il vino, invece quello è tutto normale. La mia produzione dei miei format true crime. Grazie, di creare Robo. Quello che, secondo noi, Robo. Mancava su YouTube. Un video che ricordasse non una singola vittima di femminicidio, ma tutte. Perché una vittima è una vittima, ragazzi. Guarda, vado a memoria, ma sono abbastanza convinto che di video che ricordano tu, anche di, cioè, per dire, a Roma c'era e c'è ancora un intero murales con le sagome, una per ogni vittima. Cioè, ci sono sti video, però ok. Ma proprio per carità, Non se ne dovrebbero considerare alcune di serie A o alcune altre di serie B, a seconda di quanto un programma televisivo ne parla. E o certo, a seconda di quanto mediatica possa essere la sua storia. Per questo abbiamo voluto. Sì. Questo video è stato registrato il 20 agosto. Cioè, c'è Italia ad oggi il 20 agosto. Però non so quando è stato registrato. Però quando è uscito? È uscito un giorno fa, per cui no quello. Ah, sembra. No, ho capito. Vabbè, magari hanno avuto dei problemi a fare l'editing. Stavano impegnati con le ferie. Però sembra quasi, capito, che far uscire tutto insieme, però senza dirlo, però correlare le due cose, però sai, hai fatto un cioè, devo dire, sulla roba data non ci avevo fatto caso, però ho detto palle uomo, ragazzi, non è da poco, se già non fosse chiaro, adesso ancora non siamo arrivati al punto, al fulcro, adesso sta facendo tutta la, chiaramente la parte, scusa un attimo, Rap Boys, che continui a dimostrare quanto sei intelligente e non te lo quantifico. Il 20 agosto c'è stata l'ultima vittima? No, c'è scritto, leggi. Ad oggi, 20 agosto 2023. E quello che stai dicendo palle uomo, ragazzi, è per dire, se non fosse già abbastanza chiaro quanto stia strumentalizzando questa cosa dei femminicidi per andare a parare a quello che vedete dopo, perché poi ci dedica buoni 2 minuti a dire sono la vittima di tutti. Dedicare il nostro tempo alla realizzazione di questo video. Lo abbiamo fatto per darvi un ricordo di tutte loro. Il nome della vittima, dove questa bambina, ragazza o donna è stata uccisa e quando? Dal 2018 ad oggi. Una decisione presa dopo l'ennesima storia di una vittima che ha denunciato, che ha cercato protezione nelle istituzioni, nella magistratura e nelle forze dell'ordine e si è vista trattata come un caso qualunque, per poi ritrovarsi senza vita.
E qui incomincia, eh? Attenzione che state tornando, attenzione, lo vedo. Sentite, eh? Vedete, io ho gridato aiuto, ma nessuno, che purtroppo è qualcosa, come diceva prima l'avvocato, che succede. No, in questo caso non sta parlando di lei, perché No, ma sta preparando, la sta preparando. Sentite come trattura sta. Dici che sì. sta pasturando, sì, non lo sì, so, non sì, so. Sì, vedrete. Per poi vedere chi avrebbe dovuto difenderla, giustificarsi in modi approssimativi, se non addirittura ignorando completamente il problema. Consapevoli che tanto, in un paio di giorni, nessuno si ricorderà più del fatto, come purtroppo accade spesso. Questo è il motivo principale per cui questo video si trova da questo momento online sul mio canale. Per tutte le famiglie delle vittime, per i loro figli, per i loro genitori, ma anche per i loro amici o più semplicemente per chi le ha conosciute leggendo le loro storie sui giornali e si sente ora ancora più spaventata. Spaventata di essere la prossima. Ed il secondo motivo per cui questo video è stato realizzato sono proprio io. Specialmente... Tac! Sentite la frase... Nel senso che dice che sono io perché ci tengo all'argomento, ritengo che non se ne parli abbastanza. Non proprio così. Quindi mi sono imposta. Palle, vedi che vedi, dicono tutti che Palle è un malpensante, ma in realtà qua vedi pecca, è troppo... No, perché se no non mi sbanna. Per quello. No, guardate come ci arriva, è veramente... insinua, ma veramente? Specialmente dopo le ultime notizie uscite, dove si è scoperto che un gruppo organizzato ha incitato per mesi alla violenza contro di me, facendo credere alla gente che mi segue che io fossi una criminale. Le ultime notizie uscite, lei parla del 20 agosto, 20 quindi agosto, ci sta dicendo che questi audio erano trapelati più o meno il 20 agosto. Un'illegale clandestina e addirittura una truffatrice. Un gruppo... Facendo credere, perché non hanno mai mostrato prove di nulla, eh. Cioè, chiacchiere, tutte chiacchiere, vero? Un gruppo che ha per mesi inondato di fake news il web e non solo, pur di far diventare... Io sono un attimo confuso, io è da aprile... che sto aspettando gli speciali, perché non era uno speciale, gli speciali. Ma secondo me esce con quello del Pipega sul Botgate, cioè sai Palle. No, ma qua io mi metto nei panni proprio anche del... Vabbè, ormai i nomi degli utenti li so pure a memoria, quelli che commentano su YouTube. Nei panni di uno di questi che ancora insiste a dire... No, ma che video ma che vecchio, Marco Ido, è di ieri. Fare, perché... È di ieri il video, ragazzi, di ieri. Pensate, ma, io ripeto... Ma anche per, cioè, per averli visti tutti, commentati tutti, senti gli altri che ne parlano, non c'è qualcosa che non torna in tutta la storia? Giusto un paio di cose, ma le uova. Il web e non solo, pur di far diventare, agli occhi di chi non mi conosce veramente, queste incredibili bugie, la nuova verità. Che poi è il concetto dell'hater, dell'odiatore seriale che vive sul web, ma anche... È palese che ha fatto questo video per fare la vittima del sistema, addirittura in questo caso della magistratura. Cioè, vi rendete conto di questa persona? È riuscita a strumentalizzare qualcosa che la riguarda, considerato che è una donna, non considerato che è perseguitata, perché questo deve essere chiaro. Però la riguarda in quanto donna, a parte che riguarda tutti, però... Le donne chiaramente esistono un sacco di donne che non sono sensibili. Ah no, per carità, ma lei sta facendo un video per sensibilizzare ed è riuscita, perché se lei avesse voluto fare un video così... No, il video è per ricordare, no, per dare memoria a tutti questi nomi. Non c'è assolutamente nessun altro scopo in questo video. Esatto. Ah no, l'ha detto la seconda ragione, la sta dicendo palese, sì, plateale, sì. Quindi... Distruggere la propria vittima creando talmente tante false notizie che quando qualcuno cerca informazioni su di lei prende per buone quelle che in realtà sono bugie. Ah, aspetta, infatti, hai capito? Quindi sta dicendo che se uno ora va a fare le ricerche trova solo notizie false, perché sono tantissime, e non riesce a trovare quelle vere. Esatto, sì. Cioè, è come dire che se uno dovesse cercare roba su di me e legge le puttanate che ha scritto Matteo Saba e crede a quelle, già, sembra proprio uguale, identico. In realtà io sono un'incensurata, residente regolare negli Stati Uniti, e sono una vittima. Non ci risulta. Persone crudeli che usano questa tecnica sono riuscite a condizionare e convincere altri a seguirli e pensare di potersi fare giustizia da soli, minacciandomi, arrivando a pedinare la mia famiglia, creando terrore... Anche le case pedinano.
anche le case per dire. Ora collabora con me diffondendo mie informazioni intime e personali. Intime. E ne parliamo oggi dopo informazioni intime, però le intime, cioè delle... ne parliamo oggi. le informazioni intime fa ridere. Diffondendo mie informazioni intime e personali. E ne parliamo oggi dopo una mia lunga lotta legale come vittima. Dopo che le di questi loro crimini sono ora in parte ma a disposizione. Si è accorta? Ma come cazzo? Ma si è accorta di aver scritto in Italia ad oggi 20 agosto 2023? Porca puttana! Posizione di tutti voi. Infatti, le trovate nei link in descrizione qui sotto. Prove che dimostrano purtroppo come alcuni membri delle forze dell'ordine. So che qui parte con i membri delle forze dell'ordine. Voglio capire quali sono i link, me li fai vedere? Sì, vediamoli, dai. Allora, introduzione. Ah no, questo è quello della Twitch, Bugalala, la social network, Twitch Crime. C'è un cazzo. Cioè, si dimentica. No, dimmi che lo sapevi, dimmi che lo sapevi. No, giuro, no. No, io in realtà pensavo che ci fossero e dicevo scusa, no. Allora, questo l'hai registrato il 20 agosto. Sì, e gli altri, a quel punto anche lì, cioè qui già sai che ci saranno quegli altri video. Non c'è niente di MT. No. Scusa, link no, perlomeno, link no. Torna un attimo indietro. Lunga lotta legale come vittima. Dopo che le prove di questi loro crimini sono ora in parte a disposizione di tutti voi. Infatti, le trovate nei link in descrizione qui sotto. Qui dice in descrizione, qualcuno dice guardiamo nei commenti. Si sta riferendo in maniera plateale a quei due video che hanno fatto uscire mo su M-Team, sì, no? Sì, ovvio, quello sì, però plateale, non ci sono. Plateale. Però siccome capisci, sono talmente arraffazzonati e non professionali anche nel creare i contenuti. Sono dimenticati, pensate. Sono dimenticati. Mamma. No, perché neanche nei commenti non ci sono, ma a parte che dici in descrizione. Non ha senso però... proprio la narrazione. Ma qua si vede che proprio hanno fatto... Alando coio. Mi assumo io la responsabilità di dirlo. Lei ha strumentalizzato un dato terrificante, quello dei femminicidi in Italia, per arrivare a fare la sua scenata da vittima. Questo descrive quello che sei, Bugalala, perché puoi prendere per il culo magari un deficiente, però le persone che hanno un cervello lo capiscano che questo è un video che strumentalizza, punto. Perché il primo motivo, il secondo è questo, e ne parli per quasi più tempo del primo video. Però capito, cioè, ma come ti permetti, considerando che per te, nella tua testa, ma secondo me neanche tu sei convinto di questa cosa qui, tu sei una vittima, di accostarti a qualcuno che veramente è una vittima e che quello che tu dici di star subendo l'ha subito veramente, da un uomo, da chiunque sia. Ma ad esempio, no, proprio sempre è totalmente, cioè lo sta dicendo platealmente, è solamente relativo, cioè tutto sto video stambaradam, ok, la motivazione è sono arrivati sti audio su cui stanno facendo gli altri video a M-Team e loro dicono ok, cogliamo la palla al balzo, quindi quei video lì escono su M-Team. Tutta la roba di Bruzzone Co, a me mi pare che anche sul canale Bugalala ci ha messo parecchio, cioè ci ha dedicato tanto tempo. Quindi dice ok, ma diciamo così, allora facciamo qual è una cosa? Io sono vittima, quindi faccio un video su altre vittime, dicendo che comunque voglio farlo così colà. Però la motivazione è perché io sono vittima con le prove che ora sono uscite. Perché sennò che cazzo ne so, puoi aspettare il che è 25 novembre? Sì, ho googolato 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Contro le donne, anzi. Dicevo, lo faccio in questa data perché è la data, così. Ma l'8 marzo è tutti i giorni, ok, ci sta, certo. Sì. Ci sarà indubbiamente chi vede il video dice guarda che bella iniziativa, ci sono i nomi delle vittime. Sì, sarebbe stato anche carino, certo. È mia opinione che probabilmente in realtà non ci sia interesse in quello, cioè è solo un io sono vittima. Tanto se, già che dovete editare la descrizione, magari pensate anche a rivedere il titolo, potrebbe essere... Io sono una povera vittima più i nomi delle 668 vittime di femminicidio in Italia dal 2018 al 20 agosto 2023. Però
prove che dimostrano purtroppo come alcuni membri delle forze dell'ordine e della magistratura si fanno condizionare, arrivando a non occuparsi di chi chiede aiuto. Come un poliziotto che affermò ai miei legali che una ragazza che subisce violenza psicologica non va al lavoro il giorno dopo con il sorriso e pertanto non ha bisogno di protezione. Una mentalità che ha portato a gravissime conseguenze altre vittime come me. Conseguenze. Ce l'ho capito. Altre vittime. Cioè lei si sa... Che lo so, te le devi mordere lo so. Donne che come me in Italia hanno chiesto aiuto, che hanno denunciato. Donne che non avrebbero mai voluto, schifo, come non lo voglio nemmeno io, finire in questa triste lista. Ok, allora lei ha detto chiaramente che non vorrebbe finire in questa lista. Femminicidio divisi in 6 brani musicali dedicati a 6 anni di terrore, affinché per ogni vittima che vi troverete di fronte oggi guardando questo video ci sia qualcuno che finalmente non dimentica e venga a proteggerci. Ecco a voi le vittime di femminicidio del 2018. E questo va bene. C'è però... una chiusura o... Cioè, vedi pure questa cosa qui. Cosa viene dalla procura di Napoli? No, alla fine, no, vedi, alla fine... No, editing, meglio sì. Non saperlo. Editing... Veramente, voce, voce narrante Edoardo Conti. Scusa, metti a caso a metà nel video. Ma dove sto facendo? A questa parte sono solo nomi, foto e sì. Date. Perché la voce narrante Edoardo Conti? Ma secondo me hanno confuso due video. Mettili, tu l'hai messo all'inizio, inizio. Ecco qua, Video Productions. In collaborazione con la redazione. Ah, ok, questa. M-Team e TMS Productions. Sarebbe carino, scusa, ci assomiglia comunque a quella. È vero? Okay. Vediamo un attimo. E migliaia di messaggi WhatsApp che tra di loro si sono scambiati. Può essere. 2018 ad oggi. Abbiamo recuperato e restaurato in alta definizione la quasi totalità delle. Sì, ci assomiglia. Ci assomiglia, eh? Il signor Catania ha un nome. Forse. Napoli Nord decide di fare il proprio lavoro in collaborazione con Twitch Crime. Ripetiamo, non sapevo nemmeno cos'è. Piano solo, meglio non saperlo. Che cazzo urdi? Comunque vedi, c'era anche M-Team in mezzo. Ci teneva lasciarla per ultima. Per poter sopravvivere ed esistere. Ah, ecco, vedi, c'è anche dopo. Ha bisogno della vostra attenzione. Come finisce la attenzione? Che questa cosa la usa anche l'altro video. Falsi profili per poter diffondere fake news e far credere alla gente che le sue bugie sono l'unica verità. Quindi alla fine del video ancora, vedete, qui si muove, sta parlando di lei, eh? Lo stalker contatta i vostri amici, i vostri parenti e i vostri colleghi di lavoro con toni gentili. Per far credere di essere colui per l'altro video. Che li mette in guardia sul vostro conto. Lo stalker vi spia e vi fa spiare per avere quello che mai ha ottenuto realmente nella propria vita, ovvero il controllo. Ricordate, lo stalker si nutre della vostra paura, della vostra frustrazione, della vostra ira. Per cui... Il 18 agosto 2007. Un grande uomo di musica decise di sedersi al pianoforte per comporre una melodia che potesse esprimere angoscia, paura, forza e amore per raccontare la storia di un altro grande artista. L'editore ebbe il privilegio di poter registrare la prima sessione quando il maestro veramente geniali i primi brani. Alla fine dell'estate la colonna sonora fu completata, pronta ad essere registrata con l'orchestra. Uno dei brani fu escluso. La registrazione che state ascoltando è di quel brano, rimasto segreto sino ad oggi. Eccola qua, MTMS. E questa cosa cos'è? Cos'è? Cosa stiamo vedendo? Cosa c'è ancora? È il brano. Inedito, no, ma questa TMS Production. Cazzo, c'è un film praticamente.
Beh, mi spiace per Edoardo Conti, perché l'avvocato, insomma, gli ho fatto giusto la domanda prima di cosa poteva rischiare la voce narrante. Magari hanno usato la sua voce per istruire un'intelligenza artificiale. Ah, dici? Potrebbe. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, Palle, io ti saluto e ti ringrazio per la partecipazione alla live. Ce ne andiamo a fare in culo. Ce ne andiamo a fare in culo. Thank you.